Passione, creatività, impegno, idea di futuro emerge tutto dai video vincitori del premio Storie di Alternanza promosso dalle Camere di Commercio di Italia. Tre i video racconti vincitori premiati dall'ente camerale di Ancona con un premio da 1000 euro per la scuola e i ragazzi partecipanti dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Iesi, sempre di Iesi il Liceo Scientifico da Vinci e l'Istituto di Istruzione Superiore Corridoni Campana di Osimo. Il concorso proseguirà ancora con nuove Storie di Alternanza. Sono due ragazze del quinto anno della specializzazione biotecnologie sanitarie e il video che abbiamo inviato è relativo all'alternanza scuola-lavoro del quarto anno. Dove è stato svolto questo stage di alternanza? È stato svolto presso il laboratorio analisi Bioesis di Iesi, che è un laboratorio altamente specializzato dove abbiamo avuto comunque la possibilità di mettere in atto quelle che erano le nostre conoscenze teoriche, quindi è stata una grande possibilità. È stato molto importante anche perché eravamo tutte e due un po' indecise sulla scelta dell'università e adesso abbiamo molte idee chiare. È una grande opportunità e i giovani credo che non la debbano sottovalutare. Però le aziende non sempre sono disposte ad ospitare i ragazzi. Certo, l'imprenditore molte volte, soprattutto quando è piccolo, ha tante incombenze e in questo senso la Camera di Commercio con i suoi dati, con le sue attività può essere molto utile. Noi invitiamo le scuole a rivolgersi alla Camera di Commercio perché possiamo aiutarli a fare un intervento mirato. Con questi interventi della Camera di Commercio, che con la nuova legge deve avere il registro delle aziende, c'è questo discorso di implementazione delle aziende che offrono opportunità ai ragazzi in alternanza.